Ciao a tutti dal vostro Dark Arena, sono qui per parlarvi oggi di un evento a cui ho partecipato negli ultimi giorni, cioè le Vie del Fumetto, alla sua seconda edizione. Cos'è le Vie del Fumetto? È un evento ovviamente sui comics, sui fumetti, sui manga, sui disegnatori in particolare che espongono le loro opere nei esercizi pubblici, partecipano a interviste e quant'altro nella residenza cittadina di Abbiategrasso. Siamo alla seconda edizione, stiamo cercando di fare il meglio possibile. Il tutto è stato capitanato dalla scuola del fumetto locale che si chiama Ema Comics, ideata da Emanuele Leone, un ragazzo veramente dotato e pieno di entusiasmo che stimo tantissimo e ringrazio per avermi coinvolto in questo progetto. Ho collaborato montando alcuni video, intervistando alcuni esercenti, alcune fumettiste. I video a cui ho lavorato potete trovarli sulla pagina Facebook di Ema Comics. Ma non è tanto di questo che voglio parlarvi, ma del progetto a cui questa bellissima iniziativa che è stata le Vie del Fumetto ha collaborato, cioè il parco inclusivo. Sarebbe un parco fruibile sia dai disabili che dai normodotati. Si è donato già 6.000 euro, una cosa molto importante. Adesso vi lascio comunque la mia sulle Vie del Fumetto. Ciao ragazzi, siamo da Abbiategrasso, la mia città, qui è Dark Arena con Dark Patatina. Ciao. Ciao, oggi c'è le Vie del Fumetto, la seconda edizione. Quindi siamo con Laura Spianelli. Laura Spinelli, che mi stava Sì. narrando della sua bellissima graphic novel. Dimmi un attimo. Si chiama Siepe di Pesce, è il mio primo fumetto autoprodotto. Io lavoro nell'editoria da più di 15 anni, però ho scelto di usare la formula dell'autoproduzione, che è una formula che adesso devo dire funziona molto, sia per chi lavora già nel campo che per chi è esordiente, perché volevo essere completamente libera di poter esprimere esatto la storia come meglio volevo, senza avere nessun paletto e soprattutto nei tempi che decido io. Per Perché cui sennò le consegne. sì, diventa un attimino più difficoltoso. Questi mezzi toni li hai fatti tu, li ha fatti lei? No, questi sono i miei. Io Ah, belli. sono amante del bianco e nero. Anche a me piace tanto. I primi due. Allora, la serie regolare, visto che Sei molto non. bravo. Grazie. Visto che non ho una casa editrice dietro, ma ho usato per lo più la rete internet. Il primo problema che avevo pensato era, insomma, che cercavo di arginare era come farmi notare, come far notare il mio prodotto comunque con un mezzo che usa per lo più colori. E quindi da lì, anche se a me piace tantissimo il bianco e nero e naturalmente sono Hai propensa a. iniziato con le mezze tinte. Ho iniziato a disegnare proprio a colorare. Infatti il primo e il secondo ci sono io ai colori. Digitalmente l'hai E fatti? Sì, sì, perché oggi è digitalmente. giorno. Vedo che lavora bene Sì. anche. Però per una Esatto. questione di tempistiche spesso si. Sì, non, con i tempi editoriali non si può più lavorare col colore a Praticamente. mano. Il primo fumetto vero e proprio, diciamo, che propongo, che è interamente mio, nel senso che è disegnato e colorato da me, e Sì? si chiama Dove osano le Ah, che bello stile qua. arpie. Che è una. È uno spin-off Sì? del mio webcomic Agents of Freaks. E questo è, diciamo, il prequel, è la nonna di uno dei nostri protagonisti in un La nonna. mondo urban fantasy dove le creature fantastiche si rivelano agli uomini e imparano a vivere insieme. Nel webcomic la storia è ambientata in tempi moderni, quindi come se fossimo ora. Solo che avremo elfi, centauri e cose del genere in mezzo a noi. Questo invece è ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, dove la nostra eroina è la nonna cervo, diciamo, di uno dei protagonisti, e con un manipolo di altre creature fantastiche sventa un attacco nazista. Ho sempre scritto, ma a un certo punto ho smesso completamente di avere. Cioè, no, non mi piaceva più come dove lavoravo, come lavoravo. E ho trovato nel fumetto invece il medium perfetto per quello che invece volevo fare. Io volevo narrare delle mie storie e quindi io ho imparato a disegnare. Cioè Cioè, proprio. sei. Sì. Quanto ci hai messo? Allora, ho fatto 3 anni di scuola comics,
a Torino e un anno di colorazione digitale. Ovviamente, cavolo. Mi sono resa conto che non riuscivo più a scrivere. Cioè, io sono uscita fuori di testa da questa cosa e quindi dovevo trovare una maniera per riuscire a esprimermi creativamente. E quindi ho riabbracciato la mia vecchia idea di fumettista. E ti sei adoperata. E mi sono adoperata in merito e mi sono completamente reinventata da zero. Ciao a tutti, siamo qua con Mirko Treccani. Ciao, ciao, ciao a tutti. Ciao. Bravissimo su Don Camillo. Don Camillo a fumetti. Sì. Allora, io sono uno dei disegnatori di Don Camillo a fumetti. Sì. Sono nel team ormai da 3 anni. È una collana che sta andando molto bene. Ormai è uscito a marzo il numero 17. Sul campanile, sì, di cui faccio parte anch'io tra i disegnatori. È una collana che sta andando molto bene, l'abbiamo anche appena presentata con gli eredi di Guareschi lo scorso 1 maggio. Insomma, è una serie che va molto bene, edita da Renoir e che soprattutto genera un parco di disegnatori che poi ha fatto carriera e che comunque ci si avvicina man mano, ed è anche per questo che prendono nuovi disegnatori come me, perché c'è un forte ricambio generazionale. Comunque dopo ci sono molte possibilità di far carino. Fammi qualche nome, che altri autori si sono avvicendati che poi sono riusciti a... Ma abbiamo un Werner Maresta, che è stato proprio uno dei primi che ha fatto il concept di Don Camillo, che lo troviamo su Martin Mister, piuttosto che Nathan, ma comunque molti altri. Mi viene in mente Elena Pianta, che anche lei è su Nathan. Comunque spesso e volentieri, a rigor di logica del tipo di disegno che è richiesto per questa serie, si va spesso in Bonelli. Sì, perché è una fucina di talenti in pratica, mi stai dicendo. Beh sì, diciamo che è una bella palestra per gli aspiranti fumettisti dal tratto realistico. Il collegamento con Bonelli è quasi, sì, forzato. Non a caso prima mi hai fatto vedere una bellissima copertina di Claudio Villa. Claudio Villa, sul volume 10. Copertinista di Storico di Tex. Assolutamente. Eccezionale, io lo adoro. Ciao Claudio. Anche la storia dentro era bellissima. Sì, sì, no, ma abbiamo avuto anche Casertano, per esempio. Ah, non lo sapevo. Sì, sì, sì. Comunque lui, c'è un rapporto. Beh, lo stesso Davide Barzi, che lo sceneggiatore, sceneggia anche in Bonelli. Mi dicevi, poi mi dicevi prima che il piano d'opera è lunghissimo. Lunghissimo, perché stiamo trasponendo tutti i racconti di Guareschi. E grosso modo adesso siamo a 1/3, quindi ne avremo ancora per un bel po', contando che ne escono 2 volumi l'anno, quindi contiamo di farne una 50ina e insomma si andrà avanti ancora, sì, per un bel po'. Mi dicevi che l'acquirente ideale, la fanbase... Beh, la fanbase guareschiana è sempre pronta e attenta al prodotto e anche gli eredi, mi dicevi. Anche gli eredi Guareschi comunque seguono bene la lavorazione, anzi analizzano le sceneggiature mentre in lavorazione, ma anche le tavole. Infatti spesso e volentieri chiedo delucidazioni ad Alberto, che è il figlio di Guareschi, per qualsiasi cosa, per un'ambientazione, come erano i bagni dell'epoca. Bellissimo. Le coltivazioni, sì, sì. Com'è avere un rapporto così diretto con qualcuno che ha creato un'opera così iconica poi nell'immaginario? È molto interessante. Ogni tavola si impara qualcosa, soprattutto perché è quasi una fotografia dell'epoca, e quindi si fa di tutto per mantenere la massima fedeltà a quello spirito, a quell'epoca, a quel territorio, soprattutto perché la bassa parmense è un territorio ben definito nei suoi usi e costumi, quindi attenzione a sgarrare sia mai. Bene, allora ringrazio Mirko. Grazie a voi per il tempo che ci ha concesso. Tanto ci vediamo nei prossimi giorni a Ema Comics. Assolutamente, per sì. Per la via del fumetto. Ciao ciao. Noi c'erano le 22 in realtà, sempre faccio le parole integrate, c'era l'estrazione dei 13 signori crediti, anche a questo che ho voluto giustare, uno di via, quando mi è tagliato di più.
l'impegno per quando le cose partono dal basso, si muovono in questa maniera, poi non si sta neanche lì a fare cose, perché non si vede l'ora, come diceva Sara, di andare incontro al prossimo appuntamento, alla prossima avvenimento, mentre ne stiamo facendo una, ce ne viene in mente un'altra. Bene, parleremo strada facendo. E ora suoniamo la bomba, si è detto, è un'edizione 2019, sono contento, soddisfatto, chi è tornato alla barba? Perché ho detto, senza barba, sono entrato in una coppia e ho detto, c'è Emanuele, pensavo fosse il figlio. Io sono abbastanza soddisfatto proprio perché, vabbè, innanzitutto per i miei ragazzi che sono in giro, che si stanno anche divertendo a disegnare queste persone, ma soprattutto stanno facendo un lavoro di raccolta pubblica che si fa. Io volevo anche ringraziare, tra l'altro, tutte le attività commerciali che hanno dato l'opportunità di dare. E sento una soddisfazione, vediamo un po' più disegno in un'attività pubblica. Che soddisfazione! Galleria del fumetto, Abbiate Grasso si è mobilitata tra conferenze, mostre varie. Molto bella questa esposizione. Qui abbiamo Stanley, vedete al tavolo. Stanley. Qui abbiamo Stan qui, sta facendo. Dottor Leone. Quella è la tua ragazza, stai prendendo spunto, visto? Una palla. È uguale. Dai, che se io lo dico poi ci picco. Tanto sto facendo solo un video, non ti preoccupare. Andiamo a vedere, qua c'è i disegni dei Castellini. Oddio mio, il disegno. La mia stampa che l'hanno messa con certi cadini, la sua della mazza. Qui c'è la mostra dedicata a Stan Lee, non parlare donna. Emanuele ha fatto il disegno di Stan Lee, che adesso consegno direttamente a Stan Lee. Dai, vai, vieni, vieni. Posso disturbarla? Le piace? Ah, è il pittore! È uguale! È bellissimo! Aspetta con la foto! Sì, mi fa vedere il disegno anche a me! Sono giri? I baffi che sono... non li ho proprio! È uguale, è uguale! Sì, no, diciamo che la sagoma c'è!